Buongiorno ragazzi, poche grazie e benvenuti in questo nuovo video, in cui parlerò di un mercato di un'altra squadra che non è la Roma. E stavolta voglio parlarvi del Napoli che ha acquistato a titolo definitivo Leonardo Pavoletti. Si è detto tantissimo su questo giocatore, è stato strapagato, non è stato strapagato. Volevo dirvi il mio pensiero visto che me l'avete chiesto veramente in tantissimi, praticamente tutti. Allora, Pavoletti, 18 milioni, è stato strapagato? No, non è stato strapagato. Scusate i capelli ragazzi se sembro sbirulino, però non è Madonna mia, davvero, non è stato strapagato. Perché? Perché per me una punta italiana che conosce la Serie A, che sta esplodendo in questo momento, perché Pavoletti bene o male sì, da 2 anni bazzica i grandi campi, però sta esplodendo in questo momento, viene chiamato in nazionale, che segna soprattutto, 18 milioni vanno bene. Sono il primo a odiare i giocatori strapagati, specialmente se a strapagarli è un presidente come De Laurentiis, che quando spende ciò che incassa poi si mette di spendere perché non spende più di quello che incassa, visto che comunque si autofinanzia. Però Pavoletti per me 18 milioni ci sta alla grande. Segna, buon acquisto, fa salire la squadra, grande attaccante, uno di quegli attaccanti che riesce a fare le sponde, a non stare fermo davanti al portiere come un salame per 90 minuti. Generalmente è un grande attaccante. Però che voto do a questo acquisto? 7, non do più di 7. Vorrei anche dare bene o male 8, 8,5, però non do più di 7 perché per un grande motivo che molti non hanno preso in considerazione, ovvero la stupidità di chi ha fatto l'acquisto. Cioè, allora io ho un grave problema, ovvero senza attaccante faccio generalmente un pochino cagare perché il mio gioco mi si blocca. Questo è stato il Napoli del primo semestre, poi ovviamente ha trovato Mertens, si è un po' ripreso, però se, a me mi serve una punta ed è importante. Milik, 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 come che cazzo si dice? Mi si è rotto, mi si è squartato. Quindi a me mi serve una punta per forza. Milik tornerà, però mi serve una punta. Devo prendere una punta che sappia giocare bene a pallone e Pavoletti per me è un buonissimo profilo. E allora quando è che sorge il problema? Quando Pavoletti nel primo semestre è stato più rotto di Milik. Milik è stato rotto 3 mesi, Pavoletti sarà stato rotto 5 mesi e ve lo assicuro perché ce l'aveva al Fantacalcio, avrà fatto tipo 5 partite, ma proprio esagerare 5 partite, eh. Per me è un rischio grandissimo perché se tu vai a prendere come panchinaro di uno infortunato che tornerà da un grave infortunio e che comunque gli auguro di no al giocatore con tutto il bene del mondo, però che comunque è sempre a rischio infortunio come lo è stato Strootman tutto quest'anno, quando torni sei sempre a rischio infortunio, prendere uno che ha bazzicato sempre fra l'incertezza generale e l'infermeria perché comunque Pavoletti è stato male per tantissimo tempo, per me è un grandissimo rischio, te prendi un rischio importante. Poi, comunque, come acquisto, come profilo è ottimo. Pavoletti è ottimo. Se andrà tutto come il Napoli ha programmato, ovvero se Pavoletti non si infortunerà mai, giocherà sempre al top, darà sempre il 100% e sarà sempre a disposizione, sarà un grandissimo acquisto per me. E il Napoli avrà a disposizione un giocatore che te fa almeno 15-20 gol a campionato, soprattutto in una big. E qua ci stiamo. Volevo parlare anche dal punto di vista, mi hanno scorreggiato le mani, dal punto di vista di Pavoletti. Forse Pavoletti, non so se fossi stato Pavoletti sarei andato al Napoli, ma per un semplice discorso di titolarità, cioè Pavoletti in questo momento stava per sbocciare, stava proprio per sbocciare, veniva convocato in nazionale, si sarebbe potuto guadagnare un posto nella nazionale per quanto riguarda l'anno successivo in cui ci saranno i mondiali, quindi grande soddisfazione. Però. Parliamoci chiaro anche con i napoletani. Pavoletti andrà a Napoli per fare la panchina a Milik, perché non puoi mettere Milik in panchina e Pavoletti titolare. Cioè, quando saranno entrambi a disposizione, Milik sarà il titolare e Pavoletti sarà il panchinaro che magari entrerà dopo. Potrebbe fare la fine di Gabbiadini, che Gabbiadini è arrivato a Napoli dalla Sampdoria, ha giocato 6 mesi con Benitez, poi hanno preso dei sostituti e è sceso nelle gerarchie. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che fossi stato Pavoletti, dubito sarei andato a Napoli, così come ha fatto Giaccherini. Giaccherini aveva anche un'età, magari voleva una grande occasione, però Giaccherini si stava lanciando, è andato a Napoli, è nato nel dimenticatoio. Tu devi anche valutare un attimo le offerte che hai, le possibilità che hai. Ad esempio, fossi andato alla Fiorentina con Kalinic che se ne va, avresti giocato senza dubbio di più. Fossi andato alla Lazio, se prima di Immobile avresti giocato senza dubbio di più. Che so, fossi anche andato al Milan adesso con il fatto che Bacca probabilmente potrebbe andarsene, non dico se ne andrà, però potrebbe andarsene, così pare, non lo so, però anche col fatto che solamente la Padula con Pavoletti potrebbero formare un ottimo attacco a due.
Motivo per cui avrebbe giocato di più. Certo è che Fiorentina e Lazio non te li danno 18 milioni, quindi da questo punto di vista potremmo tranquillamente escluderle. Forse il Milan sì, però adesso non ha la possibilità economica. Diciamo che lui probabilmente ha detto tipo chi mi vuole, ha detto solo il Napoli, allora vado al Napoli, ma perché comunque probabilmente sa di non poter giocare titolare al Napoli, però è un rischio grande che si prende per la sua carriera. Adesso Pavoletti avrà questa grande opportunità, dovrà mettersi in mostra, per me può fare perché è un grandissimo giocatore con grandi qualità tecniche, dovrà superare nelle gerarchie Milik, farsi vedere pronto e guadagnarsi questa dannata maglia da titolare cercando di non finire come è finito Gabbiadini nell'oblio. Detto questo, questo era il mio punto di vista su questo giocatore Pavoletti. Non è vero che è stato strapagato, ragazzi, 18 milioni ad oggi per un attaccante che segna non sono nulla, magari forse è stato sbagliato un pochino il fatto di aver preso un giocatore sempre infortunato in questi 6 mesi. È un rischio, però Pavoletti come giocatore non gli si può di nulla e per me 18 milioni li vale. Detto questo, questo video finisce qui. Io vi ricordo che quando questo video raggiungerà i 2000 like, uscirà su questo canale un altro video. Questo video in cui un video in cui parlerò del fatto che Witsel è andato in Cina invece di andare alla Juventus, sembrava fatta per la Juventus, è andato in Cina. Vi dirò il mio punto di vista. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo che il video è piaciuto, vi da lasciare un mi piace, vi da fare toccare un dislike. Buon scelata e ci vediamo ad un prossimo video.